Can get you off of my mind. Are you still thinking about me all the time? Come through and ask me out tonight. Call me, I'm waiting. Ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video. Ciao. Abbiamo convinto mio marito a fare l'impasto della pizza, quindi adesso faremo questo impasto insieme e vi diremo tutte le dosi. Ora, per due pizze questa è la farina di mezzo chilo, tipo zero. Poi questo lievito di birra fresco, sono 13 grammi, sì. Poi c'è un po' d'acqua, quant'è? 300 ml, va inserito a temperatura di 28 gradi. Ok, quindi a temperatura di 28 gradi, 300 ml di acqua, poi abbiamo fatto 13 grammi di sale, e quello cos'è? Mezzo cucchiaino di zucchero. Questo è mezzo cucchiaino di zucchero e quindi procediamo. Allora, cominciamo versando la farina nella planetaria. Per farla aggiare. La facciamo aggiare con la foglia. Velocità 2 minuti. Allora, adesso vediamo come deve risultare la pasta. Minuti. Allora, eccola qui. Adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo infarinare la ciotola e facciamo lievitare fino al raddoppio. Ok, copriamo con una pellicola. Sì, coperto con pellicola. E chiuso al forno con la luce accesa. Thank you.
questo perché altrimenti si appiccica. Sì, perché poi al raddoppio la troviamo tutta attaccata nella ciotola. Hai visto che ti abbiamo convinto a fare la ricetta? Sì. Ah, si deve staccare dalla ciotola facilmente. Ok. La lasciamo così e facciamo lievitare fino al raddoppio, quindi deve riempire tutta la ciotola. E all'incirca quanto ci vogliono? 2 ore? 2 ore. 2-3 ore. Forse più lievita meglio, eh? No, 2 ore vanno bene. 2 ore e mezzo. Mio marito la sta coprendo per sempre. Ok. Aprilo. Allora, il pasto lievitato. Risultato dopo 2 ore. Ok. Adesso che dobbiamo fare? Prendiamo la farina. Allora, la farina. Buttiamo un po' sopra l'impasto perché altrimenti ci viene male staccarlo. Io lo prendo in giro perché gli dico sempre: guardate il tocco del pizzaiolo. Ok, quindi un po' di farina sul tagliere. O sul piano di lavoro. O sul piano di lavoro. E dobbiamo dare un'impastata così. Ok. Quindi in questo caso l'impasto va sgonfiato di nuovo. Ok. Io da questo punto lo dividiamo. E queste sono le dosi per fare 2 pizze. Se invece dovessimo fare 4 pizze in 4 parti, 4 panetti. Sì. Questi sono i panetti. E si lasciano lievitare, vero? Ancora? Sì, all'incirca un'oretta per fare diventare il panetto di nuovo più gonfio. In teoria viene meglio ad allargare la pizza. Per chi non è pizza yoga. La teglia. Quella del forno. Poggio un attimo qui. Un poco di farina nella teglia. Sempre per non far attaccare l'impasto. Questa la posso togliere? Sì. Quindi lasciamo un altro po' così e mezz'ora, tre quarti d'ora. Ok, e poi cominciamo a fare le pizze. Quando vengono staccati i panetti, se si sgonfia il panetto perché magari lo rompiamo, deve essere di nuovo mezz'ora a lievitare perché deve gonfiare, altrimenti non riusciamo a stendere bene la pizza perché si ritira. Ok. Quindi ogni volta che si sgonfia l'impasto per errore, non vi preoccupate, ma deve lievitare un'altra mezz'ora, sempre per prendere il volume e quindi poterla assendere meglio.
avete difficoltà potete aiutarvi in una teglia tonda, quindi aiutandovi per allargare la pizza. Sì, però se l'impasto è lievitato bene in teoria non dovreste avere problemi ad allargarla. Just leave it, but I can't help it. Just leave it, but I can't help it. Inside.